148 gallerie, di cui 62 internazionali. Si sono rinnovate le sezioni che già avevamo creato lo scorso anno, in cui avevamo dato una rispolverata al layout della fiera. Le due sezioni, diciamo, sulle quali io punto di più la mia attenzione sono Emergent, dedicata alle giovani gallerie nate da non oltre 5 anni, e The Now, va decisamente verso l'internazionalità. Internazionalità che non vuol dire escludere il sistema italiano, ci stiamo sempre di più allargando nel panorama internazionale. Un visitatore che viene a MiArt deve venire con il sorriso sulla bocca e deve essere pronto a farsi stupire dalle opere d'arte. Ma questa edizione del MiArt, ancora più delle altre, si configura per un altissimo profilo internazionale. Sono molti paesi che hanno delle gallerie che espongono, e quindi il respiro di apertura internazionale che De Bellis ha dato si conferma ed è ancora più forte. Per Milano MiArt è una manifestazione importantissima, porta la città al centro davvero dell'attenzione internazionale sul tema dell'arte moderna e contemporanea. Noi abbiamo accompagnato questa manifestazione concentrando nella settimana di MiArt le più importanti inaugurazioni relative alla nostra programmazione per l'arte moderna e contemporanea, a partire dalla personale della Galindo al PAC, la mostra su Manzoni a Palazzo Reale, accanto a questo l'importantissima inaugurazione ieri all'Hangar Bicocca di Mireles, quindi le istituzioni pubbliche e private che insieme collaborano per dare un profilo altissimo all'arte contemporanea della nostra città. Possiamo definirci tranquillamente tra i fondatori della fiera, perché io ho fatto dalla prima edizione e quindi siamo anche una galleria un po' storica, se vogliamo. La Galleria Contini rappresenta artisti internazionali come Botero, Mitorai, Larraz, Plessi e tanti altri, e in particolar modo quest'anno, da un anno, abbiamo portato in Italia Robert Indiana. Abbiamo allestito uno stand improntato soprattutto su di lui, però con la prevalenza di artisti internazionali, e quindi c'è da Christo a Marquin a Manolo Valdés. Quello che è importante oggi è proiettarsi in un contesto internazionale, perché l'arte non ha mai avuto confini da un punto di vista culturale, ma oggi non ce l'ha neanche dal punto di vista commerciale. Il premio Menabrè è un premio riservato e dedicato agli artisti italiani emergenti, che è arrivato alla terza edizione, quest'anno ci sarà la quarta edizione nel 2014, è promosso da Untitled Association e da Birra Menabrea. Perché a MiArt? Perché pensiamo che la nostra presenza qui possa rafforzare e sostenere questa manifestazione che sta diventando centrale per l'arte contemporanea italiana.